L'ex vicepresidente del Consiglio Comunale Giuseppe Leotta, oggi rappresentante di Sud Chiama Nord, cosa è accaduto a Palazzo Tenexioti? Sì, allora oggi vogliamo rendere nota alla cittadinanza quella che riteniamo essere una piccola conquista, una conquista per tutta la comunità giardinese. Ricorderete che da ex amministratori, insieme al ex consigliere Tornatore e all'ex consigliere Fighera, circa 2 mesi fa abbiamo incontrato il commissario straordinario che si è insediato al posto del Consiglio Comunale, la dottoressa Kiri Eleison, avanzando una serie di proposte di riflesso anche all'amministrazione comunale. Tra queste proposte c'era quella di buonsenso di abbassare l'importo dei tributi comunali che ogni cittadino può dovere alla casa municipale da 500 a 300 euro. Noi chiaramente abbiamo detto al commissario che questa è una città dove tantissime famiglie vivono grazie a lavori di tipo stagionale e quindi un importo di 500 euro risulta già eccessivamente gravoso non poter realizzare importi al di sotto di quella soglia. Ed effettivamente siamo stati ascoltati. Ora per i cittadini giardinesi sarà possibile rateizzare eventuali pendenze tributarie col comune dei Giardini Naxos anche fino alla soglia di 300 euro. Ovviamente quello che dobbiamo sottolineare è che se un'iniziativa è buona, a prescindere da chi la porta avanti, è giusto dare merito. In questo caso noi non possiamo che dare merito al commissario e all'amministrazione per aver accolto quella che è stata una nostra proposta fattiva, e su questo terreno insisteremo, essendo sempre da pungolo per questa amministrazione, affinché si possano fare delle cose positive per i cittadini. Ovviamente questo non nasconde tutte le mancanze che sono sotto gli occhi di tutti, che abbiamo denunciato e che continueremo a denunciare nel rispetto dei nostri ruoli politici.